Amici cosplayers, eccoci qua al castello di Belgioioso di Pavia. E mi raccomando, appena vi vedrete nel video, commentate con il minuto di visualizzazione. Iniziamo questa meravigliosa carrellata di costumi. Oh, uno più bello dell'altro questa volta. La cosa bella è che molti si impegnano e se li fanno autonomamente, non comprano il costume già fatto. Cioè, se li cuciono? Ci sono sarti, ci sono persone che si dilettano nel lavorare vari materiali per riuscire a realizzare anche le armi, per esempio. Guarda che bello questo qua. Questo si intonava perfettamente con l'ambiente. Comunque, come passatempo, il fatto di divertirsi con i cosplay è meraviglioso. È un divertimento e un passatempo sano. E aguzza l'ingegno, perché riuscire a fare questi abiti non è particolarmente semplice. Ah, no. Ormai tutti sanno che i cosplay sono persone che si divertono nel travestirsi da personaggi di videogiochi, di fumetti, di cartoni animati, di film, di letteratura fantasy. E poi si ritrovano tutti in queste occasioni pubbliche. In queste occasioni le persone possono ritrovare i propri eroi tramite i fumetti piuttosto che i disegni, che ci sono varie artisti che in queste occasioni riproducono i personaggi, e si ha la possibilità anche di scambiarsi opinioni e modi di costruire poi gli abiti che verranno indossati. Guarda questo, è sto pure bene in bilico. Ma comunque sono tutti belli, non ce n'è uno che non mi piaccia. Questa volta al castello di Belgioioso devo dire che si sono impegnati parecchio con i vestiti, vero? Sicuramente, anche con le carte. Tu lo sai, ad esempio, che cosplay è un termine che arriva dal giapponese e che comunque vuol dire alla fine recitare un costume, cioè divertirsi recitando. E qua ne vedo uno più bravo dell'altro. Beh, poi fare un video, a differenza di una fotografia, ti fa interagire di più con le altre persone, soprattutto col tuo personaggio. Oh, guarda questo! No, vabbè, mai visto il costume di prima? Questo era un costume di quelli fatti molto bene, addirittura le ali si aprivano. Caspita! Ma certo che andare in giro così è pure complicato, ma sono meravigliosamente bravi questi attori. Ulla, che vestito! Ci vuole tanta dedizione a fare il cosplay. Tu ti sei mai travestito? Beh, non sicuramente con questo genere di abiti. Sono troppo bravi questi. Edward Mani di Forbice, spettacolare. Ed ecco due meravigliosi personaggi di Genshin Impact. Stupende, stupende. E questo? Mamma mia, che abiti, Harry. È passato per un secondo Lara Croft. Ti piace, eh? No, vabbè. Qui fantasia e ingegno. Voto 10. E questa è la famosa Zero Two. Famosa e bella, direi. Comunque, negli ultimi 10 anni questo fenomeno dei cosplay è cresciuto a dismisura. Tant'è vero che ormai è proprio una vera e propria subcultura in moltissimi paesi del mondo. Tu sai dove è nato? No, non ne ho idea, ma sicuramente c'è un giro d'affari che ruota intorno al mondo dei cosplayer molto cospicuo. Vabbè, allora te lo dico io, dai, è nato in Giappone. È nato in Giappone, ma ormai ci sono migliaia di persone di ogni età e di ogni provenienza che ogni giorno si incuriosiscono a questo fenomeno. Infatti il Giappone ormai è creatore instancabile di meravigliosi personaggi fittizi e chiaramente, guarda che bello questo, stupendo, chiaramente li prendono tutti dai manga, dalle anime e dai videogiochi. Infatti il Giappone rimane proprio il principale portabandiera del cosplay nel mondo. Ma qui anche la location era incredibile. Beh, sicuramente il vantaggio dell'Italia, che oltre ad abiti realizzati a regola d'arte, offre anche ambientazioni molto più belle di quelle degli altri stati. Eh beh, guarda qua, siamo nel castello di Belgioioso. Già Pavia è stupenda, ma il castello e questo suo giardino è incredibile. Ed ecco Batman. E che fisico questo Batman! Ma sono uno più bello dell'altro, sono attori o fotomodelli? Ella. Questo aveva una motosega piantata nel cranio. E due in mano. Questo mi ricorda... Assassin's Creed, ma in realtà non è lo stesso personaggio.
Ecco Maleficent. Incredibile Maleficent e incredibili effetti speciali. Bravissimo l'autore di questo video, devo dire. Ed ecco le principesse Disney. Infatti seguono tutti i capolavori internazionali oltre che i manga. I cosplayer seguono anche Il Signore degli Anelli, Harry Potter, Star Wars, i film Marvel. Babbo Natale è morto. Questo era particolarmente schizofrenico. E la ragazza si diverte qua, Forse era per scaldarsi. Guarda che dettagli questi due costumi. Questi costumi mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto per la cura dei dettagli. Ma tutti curano i dettagli. Incredibile anche questo. Le lenti, gli occhi, i costumi. Non sentono freddo, questi ragazzi. Tutti sfidavano la temperatura rigida di oggi e nonostante tutto i loro vestiti erano impeccabili. Sai perché? Perché la passione vince sempre su ogni cosa. Comunque grazie per questo video, perché se ne è visto uno più bello dell'altro. Anzi, invitiamo nuovamente tutti i cosplayers a lasciare un commento scrivendo il loro minuto di visualizzazione nei commenti. Ditecelo chiaro e tondo, perché vogliamo ritrovarvi anche nelle prossime fiere. E soprattutto, se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Ci vediamo alla prossima fiera. Tanto voi siete tanti, siete belli e noi vi cercheremo. Un saluto a tutti, al prossimo evento. Ciao ciao!